Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, capitolo 9, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Gesù torna a Nazaret, è la sua città. Lì non aveva fatto miracoli proprio per l'incredulità dei suoi compaesani. Ma nel Vangelo leggiamo che alcuni portarono a Gesù un paralitico e Gesù, vista la loro fede, operò il miracolo. La guarigione non avviene per la fede del paralitico, bensì per la fede di chi portava la barella con il paralitico. Possiamo dire degli amici del paralitico. Questo fa cogliere quanto è importante la preghiera di intercessione. Noi possiamo chiedere a Dio la guarigione dei nostri fratelli. Non importa se lui o lei credono. Se Dio vedrà la nostra fede, il miracolo accadrà. Così è successo per Agostino di Ippona. Lui stesso alla fine, nelle sue confessioni, ammetterà che solo la preghiera e le lacrime della madre Monica hanno fecondato la sua conversione. È un bell'insegnamento per noi. Gesù si è caricato dei nostri peccati. Anche noi possiamo farci carichi del male o dei mali altrui per implorare nella più squisita carità l'intervento del Signore a favore del nostro prossimo. La nostra fede e la nostra carità supplisce la mancanza nei fratelli ed ottiene loro la guarigione dell'anima e del corpo. È poi interessante notare come Gesù rimette prima i peccati e poi opera l'altro miracolo nel corpo del paralitico, privilegiando la salvezza alla guarigione. Il miracolo di oggi non è il racconto di un paralitico che cammina, ma di un uomo che ha trovato perdono. L'unica cosa di cui l'uomo ha bisogno non è quello di vedersi per forza sanato, guarito o con i problemi risolti, ma è quello di sapersi perdonato. Oggi noi dobbiamo porci una domanda: siamo capaci di autentica preghiera di intercessione per le persone che soffrono, siano esse le più vicine come quelle più lontane? Siamo pronti a farci carico del peso degli altri, della loro incapacità a muoversi e a portarli a Gesù? Sono tanti i ragazzi e le ragazze schiavi della droga, dell'anoressia, della depressione, del gioco d'azzardo, della magia, che sono stati salvati da Dio tramite l'amore e la preghiera dei loro genitori. Tanti genitori sono stati strappati da dinamiche cattive grazie all'intercessione e all'affetto dei figli e dei familiari. È così che molti miracoli non si vedono, ma sono veri più di qualunque altra cosa. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.